sempre sempre. No, aspetta. Apreda Raffaele. Ascione Alfonso. Balsamo Giuseppe. Bellerè Giovanni. Capasso Giuseppe. Capone Donato. Carcaterra Giorgio. Carfora Vincenzo. Cerbone Luigi. Mi devi chiamare dopo, scusa. Cigliano Dario. Cilenti Massimo. Cigliano Dario presente. Cigliano presente. Cilenti Massimo. Presente. Costa Massimo. Assente. De Giovanni di Santa Severina Francesco. Delfino Ottavio. Assente. Delle Cave Angelo. Assente. Del prete Vincenzo. Presente. Desiano Domenico. Assente. Di Guida Antonio. Assente. Durazzo Antonio. Presente. Falco Antonio. Presente. Falcone Livio. Presente. Ferrandino Giuseppe. Ferrandino assente. Filoia Massimo. Presente. Presente. Flauto Enrico. Assente. Fomez Arturo. Presente. Fuschino Giuseppe. Assente. Gambardella Elisabetta. Giuliano Giovanni. Presente. Guarino Francesco. Presente. Marano Maglio Luigi. Assente. Monopoli Simone. Morra Carlo. Pace Maria Caterina. Presente. Palomba Giovanni. Presente. Parrella Emilio. Presente. Ricci Salvatore. Rispoli Luigi. Presente. Romano Angelo Antonio. Sannino Patrizia. Chi è che è entrato? Schiano Ermanno. Scotto Dominico Tommaso. Presente. Soraniello Luigi. Presente. Vaiano Carlo. Lettura agli assenti. Cesaro Luigi. Amente Mafalda. Ascione Alfonso. Capasso Giuseppe. Carfora Vincenzo. Costa Massimo. Delfino Ottavio. Delle Cave Angelo. Desiano Domenico. Di Guida Antonio. Ferrandino Giuseppe. Assente. Flauto Enrico. Assente. Fuschino Giuseppe. Assente. Marano Maglio Luigi. Assente. Monopoli Simone. Assente. Morra Carlo. Presente. Pace Maria Caterina. Assente. Palomba Giovanni. Presente. Presente. Parrella Emilio. Assente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i presenti. Allora i presenti sono 29, la seduta è valida, nomino scrutatori i consiglieri Carcatella, Guarino e Cerbone. Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, mi è chiesto di intervenire l'assessore Serao per illustrare un documento. Prego, assessore. Grazie, buonasera a tutti.
Vorrei sottoporre alla vostra cortesia questa mozione d'ordine da inviare alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che domani sera discuterà sui tagli della Spending Review. Premesso che sono in corso i calcoli per la determinazione dell'importo della Spending Review, che nel calcolo dei consumi intermedi per la provincia di Napoli incidono due voci assolutamente anomale e straordinarie. Progetti per i servizi socialmente utili con decreto nazionale per 40 milioni, solo Napoli in tutta Italia. Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con un decreto regionale per 111 milioni che coinvolge solo Napoli e Caserta. Che dette voci, se non escluse dal calcolo, porterebbero il nostro taglio a 46 milioni e quindi al dissesto. Praticamente avremo un dissesto ope legis, che se invece venissero depurati il nostro carico di circa 26 milioni e 15 permetterebbe di non sforare il patto di stabilità quest'anno e di non andare in dissesto l'anno prossimo. Si chiede l'impegno di tutte le forze politiche in Commissione Bilancio al fine di sterilizzare dette voci per consentire la regolare prosecuzione della gestione dell'ente garantendo i servizi minimi di nostra competenza. Grazie. Allora ringrazio l'assessore Serao. Il consigliere De Giovanni mi fa cenno che fa sua la mozione testé letta dall'assessore. Io se gli altri gruppi non hanno nulla in contrario e non si oppongono alla messa in votazione di questa mozione di indirizzo e di appello alle forze politiche, mi chiede di intervenire il consigliere Falcone, prego. No, Presidente, per esprimere ovviamente la nostra disponibilità a fare una battaglia comune a difesa dei lavoratori, di queste istituzioni, di tanti dipendenti, per evitare un tracollo finanziario che però, vogliamo precisare, non è solo il frutto dei tagli nazionali, perché non staremmo in queste condizioni se non ci fosse stato in questi anni una gestione che noi abbiamo più volte denunciato. È stata una gestione che ha tenuto le partecipate fuori controllo, in cui non si è mai intervenuti con un risanamento appropriato. Peraltro noi siamo stati quelli che un anno e mezzo fa abbiamo presentato un ordine del giorno votato da questo Consiglio che dava una linea di indirizzo operativa, nonostante stiamo e fossimo anche allora all'opposizione, avendo noi una cultura di governo riformista. Ebbene, avete sempre fatto finta di nulla, avete sempre avuto orecchie solo da una parte. Lo abbiamo detto in apertura di questo Consiglio 3 anni fa, che voi avete ereditato un ente che aveva un rating di AA3. Oggi l'assessore purtroppo certifica che con questi tagli, quindi anche a causa di questi tagli, ma anche a causa di questa gestione, questa provincia è a rischio di dissesto. Per cui noi non vogliamo venir meno perché la salute dei cittadini di questa amministrazione e quindi di milioni di cittadini napoletani è la priorità principale, per cui non ci sentiamo di venir meno a questa responsabilità, specificando che questo stato è frutto non solo dei tagli nazionali ma anche di una mala gestione che ha caratterizzato questi 3 anni di attività dell'amministrazione provinciale. Questo lo ricordo anche all'assessore Serao, perché noi abbiamo visto 3 assessori al bilancio. Il primo assessore, che fu una parentesi vaga, e poi abbiamo visto succedersi più assessori sullo scranno di questa amministrazione, che io penso abbia influito sui lavori di questa amministrazione. Sarebbe stato invece molto meglio, seppur con distinzione di ruoli, che questa amministrazione avesse avuto una condotta in termini di bilancio dall'inizio alla fine, perché io credo che anche questo abbia concorso, a prescindere dalle professionalità, non sta a me giudicarlo, dei singoli assessori, perché non sta a me giudicare la professionalità degli uomini che rivestono un ruolo, ma le responsabilità politiche ci sono tutte e riguardano purtroppo anche questa amministrazione. Quindi noi non ci sentiamo di venir meno a questa priorità e quindi diamo la nostra disponibilità, sapendo purtroppo che questo lo avevamo detto 3 anni fa. Ringrazio il consigliere Falcone, la parola al consigliere Carcatella, prego.
Presidente, io intendo fare alcune considerazioni perché altrimenti rischiamo, per quanto mi riguarda, poi di non affermare fino in fondo quelle che sono delle criticità che non vengono solo perché oggi sono colpite in qualche modo gli enti locali attraverso questi tagli indiscriminati, lineari, scellerati che il governo Monti sta facendo, ma perché questo tipo di attività risponde ad una filosofia che sta dimostrando come si è scelto di colpire in una certa direzione lavoratori, pensionati, ceto medio, e si salvaguardano le grandi rendite, si salvaguardano quelli che hanno capitali e finanze abbastanza esposte presso quelli che sono paesi dove poi non vi è controllo, dove i nostri soldi non vengono recuperati. La verità è che ci troviamo di fronte ad un governo che sta continuando con la mannaia, non ultima poi questa degli enti locali, che dal punto di vista delle scelte che pure stasera poi ci apprestiamo a fare, segnale che tipo di orientamento avesse in testa, ma sostanzialmente noi prendiamo atto che sulla questione degli enti locali in particolare ha colpito in modo anche duro, perché per quanto riguarda la nostra amministrazione potrebbero starci a rischio i posti sicuramente dei lavoratori delle società partecipate, sono a rischio i servizi, sono a rischio le partecipate nel loro complessivo, ma sono a rischio anche i salari e gli stipendi degli stessi dipendenti, per i quali noi pensiamo che invece vada fatta anche qui una battaglia vera, perché il governo Monti sta colpendo fortemente anche il pubblico impiego. E qui non ci sono giustificazioni, perché stiamo parlando di quelli che di fatto producono attività e servizi a favore della collettività. Allora, facendo anche mie le considerazioni che faceva il collega Falcone, che riguardano un po' anche l'atteggiamento che in questi anni un po' si è prodotto, da non considerare che bisognava correre ai ripari studiando priorità e quindi facendosi forte di un progetto che, ahimè, io non ho registrato. Naturalmente quindi sollevo una critica di organizzazione e di scelte di necessità che andavano fatte in proiezione di quello che stava accadendo da prima e già da un anno poi a questa parte con le operazioni del governo Monti, ma non per questo verrò meno al fatto di sostenere questo grido d'allarme, questa necessità, e quindi è evidente che ci aspettiamo che però questo tipo di impegno venga anche considerato dai partiti che qui in modo bipartisan sostengono il governo Monti, perché altrimenti non si spiega, si fa la battaglia nelle trincee, nei territori, e a Roma si abbassa la testa e si favoriscono tutte le nefandezze. Da un anno a questa parte Monti e i suoi compari sta facendo. Grazie, consigliere Carcatella. Chiede di intervenire il consigliere De Giovanni, prego. Grazie Presidente. No, escludo qualsiasi vena polemica nella risposta, nel senso che volevo soltanto puntualizzare che questa mozione nasce da una questione esclusivamente tecnica, nel senso che c'è proprio un errore a monte, non si può considerare ai fini della spending review due voci che sono di carattere assolutamente anomalo e straordinario e che figurano soltanto a Napoli, cioè in tutta Italia, tra tutti i comuni, tra tutte le province, tra tutte le regioni, soltanto a Napoli ci sono queste due voci: trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per 111 milioni e 40 milioni per quanto riguarda gli ex detenuti. Quindi sono due voci particolari, straordinarie, che ci sono solo nella provincia di Napoli. Quindi è chiaro che la nostra richiesta alla Commissione Bilancio a Roma batte proprio su questo punto: escludere queste due voci, perché sono voci uniche, straordinarie, che in tutta Italia ci sono solo qui. Quindi questa era la richiesta. Altrimenti questo ente sarebbe ancora un ente da AAA, come lo sarà ancora se ci permettono di escludere queste due voci dal computo della spending review. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno a firma del consigliere De Giovanni. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. L'ordine del giorno viene approvato alla unanimità. Adesso
Adesso siamo al primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, che riguardano le osservazioni presentate dall'onorevole Cesaro. Il Consiglio provinciale, con deliberazione numero 69 del 9 ottobre scorso, ha contestato, ai sensi dell'articolo 69,1 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, al presidente della provincia onorevole avvocato Luigi Cesaro, la causa di incompatibilità derivante dal suo contemporaneo impegno come deputato della Repubblica Italiana, dando mandato al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio provinciale entro le 24 ore successive alla presentazione delle eventuali osservazioni da parte del Presidente della Giunta. Il Presidente della Giunta, con nota acquisita al protocollo generale con numero 95277 del 15/10/2012, ha comunicato che, vista la delibera di Consiglio provinciale numero 69 del 9/10/2012, notificata mandato odierna, atteso che in tutto il mio mandato politico sono sempre stato convinto assertore della centralità del ruolo del Consiglio, richiamo la mia nota del 9 ottobre scorso, protocollo 93823, e mi rimetto alle determinazioni del Consiglio. Con la presente ritengo adempiuto quanto richiestomi nei termini di legge. Pertanto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 69 del decreto legislativo 267 del 2000, che testualmente recita: entro i 10 giorni successivi alla data alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se il caso, la opzione per la carica che intende conservare, si sottopone al Consiglio provinciale le valutazioni di merito rispetto alle note, alla nota del Presidente della Provincia e alle contestazioni mossegli dal Consiglio affinché deliberi nel merito. Mi chiede di intervenire l'avvocato, il consigliere Bellerei. Prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessori. Partendo dalla decisione della Corte Costituzionale, che si è pronunciata, come abbiamo già avuto modo di discutere e illustrare lo scorso 9 ottobre in quest'Aula, che appunto con la sentenza numero 277 ci autorizzava a richiamare ed approfondire la portata dell'articolo 13 del decreto legge del 2011, convertito poi con le successive modificazioni dalla legge 14 settembre 148 sempre del 2011, siamo con l'approvazione appunto di quella delibera giunti a un'interpretazione condivisa da quasi la totalità del Consiglio, quella appunto di ritenere che le cause di ineleggibilità verificatesi successivamente all'entrata in carico del Presidente Cesaro devono essere ritenute cause di incompatibilità e consentono quindi in ogni momento e stato della consiliatura di far rilevare il divieto del doppio incarico. E quindi questo Consiglio ha optato il 9 ottobre di procedere alla contestazione di incompatibilità e alla contestuale decadenza dalla carica di Presidente della Provincia dell'onorevole Cesaro. Il Presidente Cesaro ha fatto pervenire le sue osservazioni. Voglio ricordare a me stesso, ma anche ai colleghi consiglieri, che lo stesso Presidente Cesaro ha fatto pervenire anche le sue dimissioni che sono giunte subito dopo il termine dei lavori di questo Consiglio e che, a mio modesto parere, si possono considerare una sorta di risposta alla nostra richiesta di deduzioni. Senza entrare nel merito di tutte le norme che fin qui ci hanno guidato e che ci porteranno, spero, all'approvazione dell'intera delibera di decadenza, voglio solo
Ricordare che ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 57 numero 361 non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 57 numero 361 l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche suddette, che l'articolo 62 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 prevede che l'accettazione delle candidature a deputato o senatore comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche ricoperte per i presidenti delle province e i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Premesso l'articolo 13 del decreto legge del 13 agosto 2011 numero 138 convertito con le modificazioni appunto dalla legge del 14 settembre 2011 numero 148 e premesso il riferimento anche alle azioni legislative, la carica di Presidente della Provincia rileva, ai fini dell'eleggibilità a deputato o senatore, dal 180° giorno antecedente la scadenza del quinquennio di legislatura della Camera di riferimento. Vista la corrente legislatura della Camera dei Deputati si è aperta con la prima riunione il 29 aprile 2008, talché il 180° giorno antecedente la scadenza del quinquennio cade il prossimo 30 ottobre, premesso che il Presidente della Provincia in carica, ai fini del combinato disposto dell'articolo 62 del testo unico degli enti locali e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 361 numero 57, decade dalla data di accettazione della candidatura a deputato o senatore, talché solo da questo momento opera l'incompatibilità e solo qualora l'eletto alla carica di deputato o senatore ricopra già la carica di Presidente dell'ente locale. Ritenuto anche che l'ordinamento previgente non contemplava l'ipotesi inversa, non precludendo ai parlamentari nazionali in carica, una volta eletti, di mantenere la carica di sindaco o di presidente della provincia, stante le previgenti ipotesi di decadenza dell'articolo 13, terzo comma del decreto del 13 agosto 2011 numero 138, convertito poi con le successive modifiche, premessa che la nuova incompatibilità introdotta dal cosiddetto decreto Tremonti in via ordinaria opera ogni qualvolta sussista cumulo tra la carica parlamentare e ogni altra carica elettiva monocratica, visti l'articolo 13 del decreto legge 138-2011 e che, stante la lettura sistematica delle disposizioni di legge, nel rispetto degli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, anche sulla scorta delle interpretazioni additive della Corte Costituzionale, disleva una simmetria e anche temporale tra ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità. Rilevato che la differente vigenza temporale tra l'ipotesi di ineleggibilità dal 180° giorno antecedente alla scadenza del quinquennio di durata delle Camere ed ipotesi di incompatibilità ritardata in via eccezionale e straordinaria con riferimento alla data di indizione delle prossime elezioni parlamentari o in ogni caso alla data di accettazione della candidatura rende imperfetta la simmetria rispondente all'interpretazione teleologica del diritto vivente, che risulta coerente con un'interpretazione sistematica del diritto vigente ritenere che il citato articolo 13, comma terzo del decreto legge 138-2011 abbia introdotto una nuova incompatibilità operante sin dal 180° giorno antecedente alla scadenza del quinquennio di durata delle Camere, che in ogni caso la lettura testuale dell'articolo 13 del decreto legge 138 del 2011 palesa l'introduzione dell'incompatibilità tra la carica di deputato, senatore o qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica, sin dall'entrata in vigore della legge. Le cause di illegibilità e di incompatibilità, quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo ma anche del pubblico ufficio, che viene ritenuto a causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, esige il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentano una sostanziale elusione. Questo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 143 del 2010. Evidenziata poi, come
già citato all'inizio del mio intervento, che la Corte Costituzionale, con sentenza 277 del 21 ottobre 2011, vagliando la legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 15 febbraio del 53, numero 60, quella che regola appunto l'incompatibilità parlamentare, con riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. E quindi, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, primo comma, la lettera C del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo numero 361 del 57, si estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica. Che la sentenza, appunto, statuendo l'illegittimità costituzionale degli articoli vagliati, pur riferendosi testualmente alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nell'ampia motivazione esprime la necessità... Chiedo scusa, consigliere Belleri, consiglieri, cortesemente. Prego. Grazie. Esprime la necessità di un generale parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità. Che la decisione, pur non suscettibile di interpretazione estensiva, indica un criterio riferibile anche al Presidente della Provincia, talché un ricorso alla Corte Costituzionale inerente al Presidente della Provincia non potrebbe che concludersi con l'analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge del 15 febbraio del 53, numero 60. E infine, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Presidente della Provincia. Pertanto, questo relatore, e credo tutto il Consiglio, insiste perché approvi definitivamente la propria mozione, deliberando definitivamente, nei sensi di cui in premessa, la sussistenza di una causa di incompatibilità in capo al Presidente della Provincia in carica, onorevole Luigi Cesaro, invitandolo, ai sensi dell'articolo 69, quarto comma del testo unico degli enti locali, a rimuovere la contestata causa di incompatibilità o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare entro 10 giorni. Io ringrazio tutti i consiglieri presenti, ricordo a me stesso e a loro che la decisione consiliare comunque sarà suscettibile di verifica giurisdizionale, ma sono altrettanto convinto che noi portando avanti incompatibilità e quindi la decadenza del Presidente Cesaro, avremo comunque fornito una risposta ad un problema etico e giuridico che non può che fare onore a questo Consiglio Provinciale. Grazie. Ringrazio il consigliere Belleré, quindi, che propone al Consiglio di respingere le osservazioni presentate dal Presidente della Giunta Provinciale. Quindi apro il dibattito sulla proposta fatta dal consigliere Giovanni Belleré. Chiedo se ci sono consiglieri che intendono intervenire. Non ci sono consiglieri che intendono intervenire, quindi io, nel porre in votazione la proposta del consigliere Belleré, vi leggo lo schema di deliberazione che andiamo come consiglio ad approvare. Il Consiglio Provinciale di Napoli, per tutto quanto espresso nel corso del dibattito, delibera di respingere le osservazioni presentate con nota protocollo generale numero 95277 del 15 ottobre 2012, presentate dal Presidente Onorevole Avvocato Luigi Cesaro, di ritenere definitivamente sussistente, nei sensi sopra indicati, una causa di incompatibilità in capo al Presidente della Provincia in carica, Onorevole Avvocato Luigi Cesaro, di invitare, ai sensi dell'articolo 69, comma 4, il Presidente della Provincia di Napoli, Onorevole Avvocato Luigi Cesaro, a rimuovere la contestata causa di incompatibilità o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare entro 10 giorni, di disporre che alla scadenza del predetto termine, qualora il Presidente della Provincia di Napoli non abbia risposto all'invito e non abbia provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare, il Presidente del Consiglio convochi nuovamente il Consiglio Provinciale perché dichiari decaduto il Presidente,
di disporre che il presente provvedimento venga notificato al Presidente della Provincia, onorevole Avvocato Luigi Cesaro. Sì o no? Sì. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Prefetto di Napoli. Pongo in votazione quindi l'atto deliberativo, la proposta di delibera per dichiarazione di voto. Interviene il consigliere Balsamo, prego. Oh, Presidente, per non disturbare, diciamo, il clima di questa assemblea, esprimo solo a nome del Partito Democratico il nostro voto a favore, lascio, diciamo, il voto contrario, ma lascio il silenzio assordante di questo dibattito. Ringrazio il consigliere Balsamo, pongo quindi in votazione la delibera così come è stata testé letta. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario resti fermo, chi si astiene lo dichiari. Prego gli scrutatori, ricordo che gli scrutatori sono i consiglieri Carcatella, Guarino e Cerbone. Allora quindi con 7 voti contrari la delibera viene approvata a maggioranza. Il consigliere Schiano mi invita a porre in votazione l'immediata esecutività. Con lo stesso esito la delibera viene approvata. Non ci sono altri argomenti. Alle 18:50 il consiglio viene chiuso.